Con la live di 24 ore riprodotta sui canali ufficiali Pokémon e all'interno della quale abbiamo scoperto dell'esistenza di una versione galariana di Ponyta, credo sia tornato il momento di parlare di campagne marketing di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, dato che l'evento è stato recepito dalla maggior parte della community Pokémon come un fallimento. E attenzione, nemmeno io l'ho apprezzato a dire il vero, e anzi forse questo è il movente preciso per cui ho deciso di fare questo video. Quest'oggi vorrei spiegarvi come, secondo me, questa live non sia stata un totale fiasco, almeno a livello di marketing, fornendovi un parere più complesso di quello che ho argomentato all'interno della mia ultima stream. Ma siccome ciò che sto per dire è anche attualmente un'opinione impopolare, vi do il benvenuto finalmente in questo nuovo Critical Hit. Tanto per cominciare voglio mettere in chiaro una cosa che secondo me a molti è sfuggita. Il vero problema della live non è stato il fatto che ci fossero poche news e non è stato nemmeno il fatto che quelle poche news fossero un semplice Ponyta forma Galar. Chi pretendeva che in un evento del genere potessero annunciare le evoluzioni degli starter Eternatus, addirittura chi credeva che si sarebbe assistito a 24 ore di gameplay all'interno del bosco, quando Spada e Scudo ne avranno all'incirca 50 in totale, a mio avviso ha vissuto semplicemente scollegato dalla realtà. Attenzione, io stesso, come ho avuto occasione di dimostrare, mi aspettavo che all'interno della live a un certo punto apparisse l'evoluzione intermedia di Grookey, ma l'aspettativa è diversa dalla pretesa. Nel dire quello che ho detto, ero perfettamente consapevole dell'aleatorietà delle mie affermazioni. Sapevo benissimo che mi stavo basando sul nulla e che quello che stavo facendo era un banale predict senza alcuna base argomentativa efficace. Per molti temo che il problema sia stato il non saper scollegare la propria immaginazione da quella che è effettivamente la realtà dei fatti. Certo, quello che è stato annunciato è oggettivamente poco, certo anch'io mi aspettavo di più, ma del resto nessuno ci aveva promesso alcunché. La live di fatto è stata sponsorizzata come una ricerca all'interno del bosco Brillabirinto e assolutamente non come l'annuncio delle evoluzioni degli starter e chi più ne ha più ne metta, che tra l'altro, tra parentesi, non si potrebbero neanche trovare nel bosco, quindi sarebbe stato totalmente fuori luogo. Quindi le lamentele da questo punto di vista sarebbero più da indirizzare verso le nostre pretese basate sul niente, piuttosto che a Pokémon Company, che effettivamente non ci ha mai detto cosa avremmo visto all'interno della live. Da tutto ciò ne deriva la prima mia frase, fortemente in controtendenza rispetto all'attuale opinione generale. Era tranquillamente fattibile una live di 24 ore in cui l'unico contenuto effettivamente nuovo fosse Ponyta forma Galar. Ecco, però ho usato un imperfetto. E infatti la live di godibile non ha avuto assolutamente nulla e secondo il mio punto di vista è stata gestita, almeno in un determinato ambito, nella maniera peggiore possibile. Quindi ribadisco, nemmeno a me la live è piaciuta, ma non perché abbiano rivelato solo Ponyta. Quello su cui vorrei farvi ragionare non è tanto cosa sia stato mostrato, ma il come tutto ciò sia stato mostrato. Posto che chi già dopo un'ora si lamentava del fatto di non aver visto nulla e che forse avrebbe dovuto pensare che si trattava di un 24esimo di live, un po' prestino per ricevere delle informazioni, la situazione davanti alla quale con il procedere dell'evento ci siamo trovati è stata la seguente. Un'immagine totalmente statica, fatta eccezione per degli effetti particellari ovviamente luppati, con un movimento pressoché inesistente che anche quando era presente era formato da semplici animazioni di Pokémon e fruscii di piante messi in loop di tanto in tanto. E la cosa, a mio avviso, è poi drammaticamente degenerata quando è stato mostrato per la prima volta Ponyta forma Galar nella sua interezza. Non dopo 23 ore, non dopo 22 ore, ma dopo 17. In 17 ore su una 24 ore, l'informazione principale che la live conteneva era già alla merce di tutti e alla merce di screenshot di alta qualità. E il colpo di scena finale, con la telecamera che si spegne, i Rapidash che iniziano a emettere dei versi, oltre che essere clamorosamente scontato, non cambia la realtà dei fatti, cioè il fatto che le ultime 7 ore sono state una perdita di tempo. Perché dalla 17esima ora in poi della stream, ciò per cui siamo rimasti collegati non è stato altro che delle immagini già viste di Ponyta emesse continuamente in loop e che ovviamente sono risultate inutili e frustranti perché già si conosceva tutto dalla A alla Z. Questo è stato il vero problema di questa live, il modo e il tempo dell'annuncio. In una live di 24 ore non puoi mettere l'attrazione principale alla 17esima, perché se per le restanti 7 ore fai perdere tempo alle persone che giustamente a quel punto si aspettano un annuncio finale, allora forse determinate situazioni te le vai anche un
può cercare o quantomeno non fai nulla per evitarle e non è nel tuo interesse che si evitino. Se al contrario si fosse tenuto maggiormente il mistero su quello che poi si è rivelato Ponyta forma Galar, magari curando di più la live in sé, aggiungendo dei dettagli più particolari e non semplicemente immagini in loop, tutto l'evento sarebbe stato molto più godibile e non saremmo qui a lamentarcene. E se Ponyta fosse stato rivelato sul finale ci sarebbe andato bene, perché quella era l'attrazione finale, quello sarebbe stato il boom finale della live. Cioè, questa immagine che vi sto mettendo in sovrimpressione doveva uscire alla 24esima ora, doveva uscire alla fine, non alla 17esima. E non era difficile fare di meglio, ragazzi. Delle idee banali che mi vengono in mente in letteralmente 3 minuti per rendere un evento di questo tipo molto più godibile per uno spettatore sono le seguenti: più telecamere posizionate in punti diversi del bosco, più movimenti inediti, più Pokémon vecchi mostrati di tanto in tanto, non necessariamente per spoilerarne la presenza, ma per creare del movimento in sé. Più movimento di piante e cespugli, che chiunque è stato in una foresta sa benissimo che le piante e i cespugli nelle foreste non stanno fermi, e in generale meno loop. Perché se tu mi vendi un contenuto come aiuta Sonia nelle ricerche all'interno del bosco, io da fruitore mi aspetto di dover cercare per 24 ore qualcosa e non di trovarlo dopo 17 ore snervanti e poi perdere tempo. E a chi ho visto commentare in giro, tanto sul mio canale quanto su quello di altri, che la live voleva rappresentare una telecamera nascosta all'interno del bosco e che sia riuscita in questo intento, rispondo che ti assicuro che se fai una roba del genere tu nel bosco dietro casa, le piante si muovono, e la realtà non è fatta di immagini a loop, ma è fatta di immagini sempre nuove. E al di là di questo, anche se fosse stato così, l'idea della live era quella di intrattenere, era quella della ricerca. E se l'obiettivo declamato era quello di farci cercare un Pokémon, beh, la live ha fallito miseramente. Questo credo sia stato il problema della live. Non la quantità, ma la qualità, in una stream che di qualitativo non ha avuto nulla. Peraltro, a chi ricorda, a buon titolo, in tutta onestà, che potevano evitarsi una 24 ore, magari facendo una 12 ore o addirittura una 6 ore, ricordo che però è molto diverso far parlare di sé per 24 ore piuttosto che farlo per 12 o per 6, soprattutto con i ritmi di internet di adesso. Alla fine la 24 ore è stata una semplice questione di marketing. Detto anche ciò, ho però come la sensazione che questo evento abbia effettivamente raggiunto il suo obiettivo, perché per 24 ore non si è fatto altro che parlare di Pokémon e ogni minuscolo avvenimento ha avuto la sua rilevanza. I miei post in community, tanto per fare un esempio molto vicino alla nostra realtà, hanno fatto una quantità di commenti esorbitanti per il normale, e tutti noi, che lo si volesse o no, per quelle 24 ore siamo stati vicini almeno con il pensiero al brand. Per capirci, l'hashtag Pokémon Sword and Shield in America è stato in cima alle tendenze per tutta la durata della live, e la stessa cosa è capitata con l'hashtag Ponyta qui in Italia, a testimonianza del fatto che tutto il popolo di internet in queste 24 ore ha probabilmente sentito nominare almeno una volta Pokémon. Se dunque da un lato mi trovate dispiaciuto per l'errata gestione dell'intrattenimento, dall'altro credo che l'operazione di marketing sia andata a buon fine e forse, a conti fatti, il risultato che ne traiamo è alla fin fine positivo. Positivo per la campagna marketing, che ancora una volta si dimostra profondamente valida anche a costo di risultare controversa. Certo è che questa, me ne rendo perfettamente conto, è una magra consolazione di fronte a un evento che avrebbe potuto essere molto più ricco e molto più memorabile e che invece sotto questo profilo pare abbia fallito. Ma poi si può dire che abbia fallito? No, perché volendo essere davvero tanto cinici potremmo spingerci oltre quello che abbiamo detto. Perché chi ha seguito la live aiutandosi con Twitter, come io stesso ho fatto, si sarà perfettamente reso conto di cosa a un certo punto è diventata news. Le maggiori pagine di informazione a tema Pokémon della piattaforma, Poké Jungle, Poké Experto, ne cito solo due, ce ne sono tante altre che in questo momento non mi vengono in mente, hanno iniziato a fare dei resoconti ora per ora della live, dove le news erano il verso di un Pokémon, un fruscio d'erba e addirittura, pensate un po', Pikachu. Ripeto, volendo essere cinici, ma davvero tanto cinici, The Pokémon Company è stata in grado di creare un evento che ha reso Pikachu, mascotte del brand da 24 anni, una news, che è forse il più grande ossimoro che voi abbiate mai sentito nella vostra vita. Meschina quanto volete come mossa, ma se questo fosse stato il loro intento, l'altro appellativo che le si deve dare è quello di geniale. Resta però indelebile la povertà di intrattenimento che questo evento ha generato. E non ci voleva uno sforzo in mano, perché bastava
bastava un po' più di cura, bastava poco. Un'idea molto carina e tutto sommato semplice per salvare il tutto poteva essere ad esempio streamare due contenuti diversi su YouTube e su Twitch in maniera tale che il tutto fosse effettivamente una ricerca tra lo switch di una piattaforma e l'altra, alla ricerca di informazioni che la live che si stava ostando non avrebbe riportato. Quello sì che sarebbe stato intrattenimento e quella sì sarebbe stata interattività, cavolo. Immaginatevi per un attimo una live come quella che abbiamo visto in questi giorni, ma in stile Five Nights at Freddy's, dove cambiando telecamera si sarebbe potuto avvistare un nuovo Pokémon, ma al contempo perderne un altro. Ciò avrebbe davvero stimolato la ricerca, avrebbe davvero stimolato la cooperazione all'interno della community, magari avrebbe anche spinto l'ingegno a capire quando nell'altra stream sarebbe apparso qualcosa per poter switchare correttamente, e purtroppo non è stato così. E credo che per far sì che lo fosse bastasse un po' più di cura nell'evento in sé e magari, e adesso lo dico, un po' di rispetto per chi stava al di là dello schermo. Ma forse, in fin dei conti, guadagnarsi il nostro rispetto per oggi non era il loro obiettivo. In conclusione, credo sia stato davvero un grande peccato interpretare questo evento epocale per la community Pokémon come una banale operazione di marketing. Chi mi conosce meglio da più tempo ormai lo ha imparato, io do un sacco di importanza al marketing perché so quanto può essere vitale per un brand e soprattutto so che le correnti di persone che determinate mosse di marketing generano vanno poi anche a toccare le coste del mio canale, che così facendo non crescono solo i miei numeri ma anche quelli di altri colleghi, e che avremo sempre più persone con cui parlare, e perché ciò in fin dei conti stimolerà anche il nostro ego. Ma allo stesso tempo, da fan Pokémon, mi rendo perfettamente conto che l'esperienza che avremmo potuto avere con questa live avrebbe potuto essere molto più entusiasmante di quella che alla fin fine abbiamo vissuto. E quindi, se da un lato sorrido, dall'altro provo dell'amarezza, perché mi rendo conto che con questa live non si è voluto fare un regalo ai fan, ma forse in fin dei conti ai propri portafogli. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.